ragazzi che poi magari negli anni si sono anche un po' persi. Però Paco mi piaceva perché arriva molto all'essenziale, cioè per una roba per farti il figo, per fare il figo, esageri finché non puoi toglierti di lì, finché hai preso un vizio o comunque stai dentro una cosa, mi raccontavi, mi interessava prendere l'azzardo come un vizio, qualsiasi sia, no? Cioè, c'è un parallelismo molto forte tra quello che i vecchi facevano nei bar incontrandosi, quello che io so che succede oggi in rete, per esempio. Abdellà, giusto? L'ho detto giusto, ok. Allora, il significato è proprio questo. Il significato per me è questo, che voi avete gli strumenti, già gli strumenti, per osservare il mondo e capire che il mondo è fatto non di buoni e cattivi, magari fosse così, sarebbe facile, ma di chiaroscuri. Una persona a cui tu dici quello è un mito, cioè per tutta la mia famiglia era un cretino, però per me era un mito e questo qui si comporta in una certa maniera. Per certe cose è anche figo, per altre invece è. E dopo dici, com'è possibile che fa un danno del genere una persona che è mia amica o che mi sta vicino? Saper riconoscere questo. E poi imparare questo, come ti dicevo prima, perché ti serve nella vita.